Buongiorno a tutti da Massimiliano Colombo, titolare di Bambù Facile, partner commerciale Olimoso. Abbiamo scarpinato in lungo e largo anche oggi e siamo approdati a questo bambuseto. È il bambuseto bresciano dei soci Bianchi e Ambrogio. È un bambuseto di 4 anni che è stato piantato con una densità di 1200 piante a ettaro. E vogliamo oggi riproporre quella che è la vita del bambuseto in questo periodo invernale. In questo bambuseto abbiamo già effettuato delle prime raccolte l'anno scorso di germogli piccoli e abbiamo fatto l'operazione di diradamento tecnico. E ci accingiamo quindi ad andare in produzione forte di germogli in questa primavera. Siamo consapevoli di questo anche perché calibro alla mano, andiamo a vedere un po' la dimensione di queste canne che solitamente si misurano a 1,30 m d'altezza, quindi arriviamo a dei diametri interessanti che vanno dai 4 ai 6 centimetri. Quest'altra di 4,5. Andiamo poi a vedere anche tutto l'intrico dei rizomi di questo bellissimo bambuseto. I rizomi sappiamo essere l'organo preposto dalla foresta per andare a colonizzare nuovo spazio e andare a produrre nuovi germogli. Andiamo a misurare il diametro dei rizomi che arriva anche a 2 centimetri. Andiamo a misurare anche questo. Il diametro del rizoma è proporzionale alla dimensione delle canne. Ci addentriamo in questa bellissima foresta e andiamo a vedere un po' altri diametri. Troviamo canne che arrivano anche ai 6 centimetri. Guardate ad esempio questa canna che ha 1,30 m circa d'altezza, arriva e supera i 6 centimetri. Quindi questo bambuseto sicuramente produrrà, oltre che canne ornamentali, che sono già ovviamente presenti e sono qui da vedere, produrrà tanti tanti germogli questa primavera. Germogli che ovviamente spuntano dai vari rizomi e che, come regola aurea, avranno un diametro superiore a questa canna. Questa canna che poi misura la base più di 7 centimetri. Quindi questo è un bambuseto gestito molto molto bene, sia dal punto di vista agronomico, dal punto di vista proprio anche tecnico, e che dopo 4 anni ha creato questa bellissima foresta. Quindi ormai, diciamo così, almeno per noi di Bambù Facile, rispetto ad altri, non è più necessario andare a vedere immagini di foreste asiatiche o foreste messe magari 20 anni fa, per incominciare proprio a dare l'idea a chi vorrà investire nel bambù gigante, l'idea appunto, dicevamo, di come può essere una foresta ben gestita dopo appena 4 anni. Osserviamo il diametro di questa canna. Quindi questo è un bambuseto che darà sicuramente delle grandissime soddisfazioni anno dopo anno. Quindi questa primavera produrrà veramente una marea di germogli primaverili, per i quali abbiamo già dei canali commerciali ben definiti.
Bene, è con questo bambuseto bellissimo qui in provincia di Brescia, un bambuseto di 4 anni dei soci Bianchi e Ambrogio, che auguriamo a tutte una buona giornata e un buon bambù.